La salute della tua bocca è la nostra missione. Comfort e sicurezza sono i nostri obiettivi. Abbiamo introdotto tutte le prescrizioni governative validate dalla comunità scientifica, dispositivi di protezione individuale, triage e distanziamento sociale. Misure di sicurezza aggiuntiva nella pratica clinica. Disinfezione e decontaminazione accurata. Abbiamo pensato a tutte le fasi del tuo percorso in clinica dentale. Clinica Dentale, un team di professionisti per la tua sicurezza. Buonasera e benvenuti a Fuori Gioco. Eccoci qua come ogni lunedì che proviamo ad emozionarci e ad emozionarvi, e per farlo nel miglior modo possibile non potevamo non avere qui la presenza della meravigliosa Federica, che saluto. Ciao Federica. Buonasera Franco, buonasera. Che oggi, anche se sei vestita di nero, fai comunque luce. Mi sono vestita di nero perché, per la felicità di Federico che ha vinto l'Inter ieri, cerco di equilibrare un pochettino, no? Guarda, stamattina per poco non ho messo su la sciarpa dell'Inter. Non avevamo dubbi. Poi alla dubbi. Fine ho detto no, dato che sono anche tifoso del Vicenza, per rispetto del Vicenza non metto la sciarpa dell'Inter. Allora ci calibriamo un pochettino. Fantastico. Ma presentiamo il nostro ospite di oggi? Assolutamente sì, parlando di emozioni abbiamo un ospite che particolarmente mi emoziona in maniera importante, visto e considerato che è rimasto ha indossato la maglia del Vicenza per 5 lunghi anni, indimenticabili, fatti di tante soddisfazioni e tante vittorie. Lo chiamavano il portiere di notte, poi è diventato anche il portiere di giorno. Salutiamo e presentiamo qui con noi il grande Gigi Brivio, indimenticato. Ciao Gigi. Buonasera a tutti. Ciao a tutti. Come stai? Bene? Bene, dai, sto bene, sì, grazie. Dai, sto bene. Abbiamo finito una gara ieri, quindi oggi abbiamo fatto allenamento, adesso siamo proiettati per la partita di giovedì prossimo. Dai, stiamo bene. Gigi, ricordiamolo per chi è in ascolto, in questo momento della sua carriera allena praticamente la Stella Rossa di Belgrado insieme a Dejan Stankovic, correggimi se sbaglio, e quindi sta facendo un campionato importante ed è nel turno di sedicesimi di finale contro il Milan. Hanno avuto l'andata settimana scorsa, giusto Gigi, con un bel pareggio 2-2, sì. E adesso giovedì scendete a San Siro per la partita di ritorno. Sì, sì, dai, sicuramente per noi è una partita difficilissima perché c'è una differenza tra noi loro di qualità, però abbiamo fatto una gara, dai, l'andata, dove siamo riusciti quantomeno a contenere loro e a raggiungere il pareggio. Adesso vediamo a Milano di tenere aperta il più possibile la gara e di vedere come andrà. Parlando, visto che siamo a Vicenza e dobbiamo parlare dei nostri mitici colori biancorossi, che comunque vedo che indossi ancora molto volentieri, quindi non te li sei, non riesci a staccarteli di dosso. La maglia è simile. Biancorosse, sì, la maglia è simile, il calore del pubblico è simile, anche se adesso gli stadi sono vuoti, quindi ci sono delle similitudini, no? Tra Vicenza e Belgrado, Stella Rossa, sì. Molto, a parte che i colori biancorossi io sono affezionatissimo, quindi e soprattutto a strisce verticali. Sono cascato bene in piedi. Assolutamente. Ricordiamo per chi ci ascolta da casa che tu sei stato un indimenticato portierone, come io ti ho presentato come portiere di notte, perché sei venuto a Vicenza che dovevi essere, tra parentesi, la riserva prima di Gino Sterker e poi di Luca Mondini. Poi mister Guidolini ti ha lanciato portiere di notte nella Coppa Italia, lì abbiamo realizzato un sogno, abbiamo vinto. E da lì in poi sei diventato anche il portiere di giorno e non ti sei più staccato dalla porta, quindi tanta roba, il lavoro, il sacrificio, impegno e credo ti ha portato a essere premiato. Ero arrivato, come hai detto giustamente tu, per dare il cambio a Gino Sterkel nella stagione successiva, nell'eventualità che non fossimo saliti in Serie A, no? E invece grazie al lavoro fatto da tutti siamo saliti in Serie A e quindi in quella stagione poi hanno fatto arrivare Luca Mondini e si sono mantenute quelle gerarchie dove Luca ha iniziato, che tra l'altro ha fatto molto bene anche Luca i primi due anni quando ha giocato, il primo anno e mezzo. E io ho sfruttato quella parentesi della Coppa Italia, è iniziato tutto così, come per gioco, no? Vediamo di star dentro il più possibile, vediamo di fare più gare possibili, poi piano piano siamo riusciti a cavalcare questa esperienza bellissima e con la fine che si sa, no?
E con più passano gli anni, con più ci rendiamo conto di quello che è successo in quel periodo, perché è stato veramente un periodo fantastico per tutti, per noi, per i tifosi, per la città, per tutti. Ma visto che è stato un periodo fantastico, no? Hai qualche ricordo che ti lega maggiormente al Vicenza? Io di ricordi ne ho tantissimi e sono tutti positivi. Io mi ricordo, per esempio, vinta la Coppa Italia, siamo andati in Piazza dei Signori alle 6:30 della mattina con un pallone sgonfio trovato lì per caso, ormai non c'era più nessuno, eravamo noi compagni di squadra, siamo messi a giocare un torello lì in Piazza dei Signori, per dirti per come eravamo, a piazza vuota, sì, per dirti come eravamo noi come gruppo e come stavamo bene insieme anche con niente. Assolutamente, tra l'altro voglio dire, in quegli anni lì, se tu vai a analizzare quella cavalcata di questa squadra, un particolare che risalta sicuramente era che tutti siete diventati poi allenatori, no Gigi? Perché di quella squadra lì oggi tutti siete allenatori, o quasi tutti siete allenatori. Questo fa capire perché poi quella squadra lì ha vinto tanto. In un campionato, sì, ricordiamo, in un momento dove in Italia venivano tutti più forti, perché mentre oggi in Italia ci sono giocatori forti, ma non sono tutti qua, perché tanti sono in Inghilterra, in Spagna, gli anni del Vicenza, chiamiamolo di Guidolini e di Pierola del Carbonare, c'erano tutti più forti in Serie A in Italia, sei d'accordo? Sono d'accordo, sì, ma si è creata un'alchimia particolare, dai, noi eravamo la maggior parte, il gruppo creato da Vignoni, da Sergio e da Gasparini, eravamo un gruppo di ragazzi che venivano per lo più da squadre importanti di Serie A, dove magari aveva un poco spazio, oppure dalla Serie C. Sono riusciti, sono stati bravi, il mister, tutti, insomma, a creare questo gruppo di lavoro, e che effettivamente poi nel tempo ha dimostrato di avere anche qualità, perché come dicevi tu, la Serie A dei tempi era una Serie A che era ancora formata da grandi campioni, era uno dei campionati principi dell'Europa, no? E stava quasi finendo questa tradizione, sai, che era iniziata con l'inizio degli anni, dopo gli anni 90, e stava finendo, però c'erano ancora i campioni, quelli veri, quindi vuol dire che tutto sommato abbia fatto veramente un buon lavoro. Ma tu sei rimasto in contatto con gli altri giocatori? Noi siamo in contatto quasi sistematicamente, noi abbiamo una chat nostra, sai, come tutte le chat, no? Delle squadre di una volta, e ogni tanto mandiamo sicuramente messaggi goliardici da messaggi seri, restiamo in contatto. Quindi tu stai seguendo alla grande le imprese del nostro Vicenza anche adesso, giusto Gigi? Io lo seguo sempre, appena posso guardo la partita in televisione e vedo, insomma, tutto sommato, a parte qualche difficoltà che ci sta, sai, dopo un po' di tempo che ritorno in Serie B, in una stagione particolare, perché tra quella che è finita da poco e quella che è iniziata, insomma, ha cambiato un po' le regole del gioco, dai, si gioca spesso, tanto, si fa fatica a lavorare in settimana perché non si ha molto tempo e quindi è tutto un campionato particolare. Però dai, tutto sommato vedo che Mimo sta facendo un ottimo lavoro, l'ha fatto l'anno scorso poi io ero a Bolzano, a Suttero, quindi ho avuto il piacere di giocarci contro soltanto all'andata, non sono tornato al Menti, la cosa mi è dispiaciuta, però ho visto il lavoro di Mimo, ho visto il lavoro di Tosto, di poi Mimo lo conosciamo, no? È una persona di qualità, di spessore. E soprattutto un gran lavoratore, e questo si vede nel Vicenza. Infatti al ritorno ti avevamo preparato noi tifosi una sorpresa, ma non c'è stata l'opportunità, Gigi. Tenetela in caldo, la teniamo in calda, che arriverà il momento giusto, Ma parlando di portieri, no Gigi, ma siccome è un po', non dico niente di straordinario, penso Federico, se dico che i portieri del Vicenza Calcio non sono i più forti della Serie B, sicuramente, con questo non voglio criticare nessuno, però sono stati più volte criticati quest'anno per degli errori, no? Poi sappiamo che quando un portiere sbaglia è facile criticarlo, perché tu prendi un gol. Cosa ne pensi dei portieri che abbiamo a Vicenza? Ma io, guarda, penso che sono due buoni portieri per la categoria. Grandi, vabbè, l'ho seguito nel suo percorso che ha fatto prima in C e poi insomma adesso si sta ritagliando lo spazio. E Perina viene dai campionati fatti a Cosenza, fatti bene, quindi allora ti dico, ma anche ai tempi nostri del Vicenza, quando eravamo noi, non eravamo due top player o dei top player. E poi sai, la prestazione del portiere la fa anche poi un po' tutta la squadra, no? la fa al momento, lo fa un po' tutto. E io penso che sono due ragazzi, meno vedendoli, non conoscendoli personalmente, però vedendoli sono due ragazzi che hanno voglia di lavorare,
e sicuramente daranno il loro contributo all'obiettivo del Vicenza. E hanno grandi margini di miglioramento. Questa domanda te l'ho fatta appositamente per chiederti se secondo te è giusto che un allenatore faccia una scelta per un portiere, o è giusto alternarli un po'? Ma sai, bisognerebbe vivere le dinamiche quotidiane, io non lo so, nel senso non ho idea. Anche ai tempi nostri c'era un'alternanza, no? Tra coppa, tra qualche partita di campionato, poi alla fine sì, probabilmente devi fare una scelta. Ma come ti dicevo, adesso è tutto un campionato strano, atipico. Si gioca spesso e secondo me è giusto anche avere due portieri che possono garantirti delle prestazioni buone, e se il mister ritiene che sono da alternare, è giusto che vengano alternati, dai. Bene, io direi che è arrivato il momento di fare un attimo di pubblicità. Torniamo subito qui a Fuori Gioco. Assolutamente. Trattamenti all'avanguardia e biotecnologia cosmetica avanzata per regalarti un nuovo concetto di bellezza. B-Beauty è la tua oasi di benessere, dove prenderti cura della tua immagine e regalare una dimostrazione d'amore al tuo corpo in un ambiente sereno e confortevole. Siamo a Bassano del Grappa, in via Cadolfina 42. Vieni a trovarci! La campionessa racconta una storia fatta di passione e professionalità. Il nostro marchio è ormai una garanzia, grazie soprattutto a una vastissima gamma di maglie da calcio provenienti da tutto il globo. Fisicamente puoi trovarci ad Altavilla, in provincia di Vicenza, ma soprattutto sul nostro sito internet www.lacampionessa.it. Wi-Fi Web. Connettiamo il territorio. L'esperienza trentennale, unita alla professionalità e all'indiscutibile qualità dei nostri prodotti, sono una garanzia per i nostri clienti. Siamo al tuo fianco nella progettazione e nella realizzazione del tuo progetto, selezionando per te i migliori marchi per personalizzare i tuoi ambienti fino a renderli unici. Arredamenti Agostini, maestri nella cura e ricerca del dettaglio. Vieni a trovarci, siamo a Bolzano Vicentino. Artrosi, artrite, lombalgia, torcicollo, osteoporosi. Tanti problemi, un unico trattamento. Magnetology, un sistema di magnetoterapia messo a punto da Amel Medical, che produce un'azione antidolorifica nelle patologie osteoarticolari più diffuse. Basta scegliere il programma adatto a te ed eseguire il trattamento anche durante la normale attività, grazie al dispositivo portatile. Per una prova gratuita, chiamaci all'800 31 64 45 o su amelmedical.com. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Eccoci ragazzi, bentornati qui a Fuori Gioco. Adesso è arrivato il momento di dare la parola al nostro super felice Federico Formisano. Che ovviamente parlerà poco dell'Inter e più del calcio vicentino. Allora, il Vicenza diciamo che ha tirato fuori due buoni punti a Salerno e sabato pomeriggio con la Spal ha recuperato due gol, era sotto 2-0 e è riuscito a rimontare due reti, e anche con la Salernitana ha rimontato. Però la classifica rimane preoccupante. Oggi leggevo che praticamente Vicenza ha un solo punto di margine sulla zona play-out e le squadre sotto stanno galoppando. A gennaio hanno quasi tutti rinforzato la squadra, ieri hanno vinto alcune delle squadre che sono in competizione con il Vicenza e quindi ci hanno un po' rimontato. Quindi la situazione è abbastanza complicata. Noi abbiamo grande fiducia e, come diceva prima anche Gigi Brivio, abbiamo grande fiducia soprattutto nell'allenatore Mimmo Di Carlo. Ieri Mimmo ha fatto una mossa assolutamente azzeccata, A un certo punto della partita era sotto 2-0, è ritornato al 4-4-2 inserendo Dalmonte come esterno, e Dalmonte ha fatto veramente la differenza, e quindi Vicenza è riuscito a rimontare, due reti alla Spal. La Spal è una signora squadra, l'anno scorso giocava in Serie A e ha mantenuto anche molti dei giocatori della Serie A. Per quanto riguarda invece il campionato di Serie D, il Cartigliano sta facendo veramente meraviglie, ha vinto anche una partita importante ieri, adesso si trova in una posizione di classifica a ridosso dei playoff, quindi potrebbe anche prenderci gusto e fare un campionato veramente di prim'ordine.
Non va bene invece l'Arzignano, che ha perso ad Este e quindi adesso la sua situazione di classifica non è preoccupante, perché ha ancora un margine di vantaggio sulle squadre che stanno sotto, però deve rimanere un po' in campana. Oggi è una giornata importante perché ci saranno le elezioni per la federazione e domani il CONI dovrebbe decidere se potranno ripartire, se potrà ripartire il campionato di eccellenza. Potrebbe essere un buon segnale vedere finalmente un campionato che riparte. Però le tue previsioni al riguardo? Le mie previsioni sono... Guardate, adesso il 5 marzo c'è questa data chiave. Se il DPCM verrà rinnovato, probabilmente rischiamo di non vedere calcio fino a settembre. Ahimè. Parlando di Vicenza, Gigi, io penso che sabato meritava una vittoria assolutamente. Cosa ne pensi tu? Sì, però quando poi vai sotto di 2-0 non è facile recuperare. Sono stati bravissimi a recuperare, quantomeno a dare continuità ai risultati. Ma il campionato è ancora lungo, ci sono tante partite. Ho sentito insomma che si è accorciata la zona dei play-out, ma nella Serie B si accorcia e si allunga tutto facilmente. Adesso che poi magari c'è... Adesso non ho visto il calendario, ma quando ci sono le settimane col turno dentro è una settimana dove ti può cambiare completamente la classifica, perché dipende, se tu riesci a fare un filo di 8 risultati ti trovi nella parte alta a ridosso dei playoff, fai 2 risultati così così ti ritrovi attaccato ai playout. Quindi sicuramente un campionato ancora lungo e penso che il Vicenza ha tutte le carte in regola per farlo nel miglior modo possibile. Parlando del tuo ruolo di allenatore dei portieri, Gigi, c'era la Federica che ti voleva fare una domanda in merito. Esatto, io so che la federazione sta investendo tanto sui corsi, no? Per la preparazione dei portieri. Tu pensi che sia una scelta giusta o che dovrebbero fare qualcosa in più? No, beh, i corsi van benissimo. Insomma, se uno riesce ad aggiornarsi e magari a condividere pensieri con chi già allena squadre importanti, so che i corsi sono formati da allenatori professionisti forti, insomma di solito gli ospiti sono personaggi di un calibro bello pesante, sicuramente è formativo per chi partecipa. Qualcosa in più poi te la dà l'esperienza sul campo, te la dà la possibilità di lavorare. Il problema adesso magari non tanto nei professionisti, ma come diceva prima Formisano, il problema diventa nei dilettanti, perché essendoci tutto bloccato, e nei ragazzi anche, diventa difficile poter esercitare, poter condividere con i ragazzi delle proposte di lavoro, e il problema diventa forse in questo momento quello. Parlando di esperienza, cosa ti sta dando a livello tuo personale questa grande esperienza all'estero in una società blasonata, importante, con un allenatore importante come Dejan? Io vengo da 4 anni di settore giovanile dell'Inter, no? Dove ero, certo, ero nella primavera responsabile dei portieri, e cambia sicuramente tutto. Ho fatto l'anno scorso 5 mesi a Bolzano, poi si è bloccato tutto, quindi sai, ritornare a fare i grandi è stata sicuramente un cambio di marcia importante. E qui mi sta dando, siamo in una piazza importante, in una città importante, in una tifoseria esigente, con sicuramente delle tradizioni diverse dalle nostre italiane, quindi bisogna pedalare, bisogna stare sul pezzo. Diventa anche difficile la comunicazione, perché sai, adesso sto rispolverando un po' l'inglese, sai, riuscire a trasmettere i pensieri, le idee che hai, ma soprattutto il riuscire a parlare col portiere, come sai, si crea sempre un'alchimia, un rapporto particolare fra portiere e gruppo di lavoro, no? Tra i portieri e portiere, perché è un gruppo di lavoro ristretto, e quindi parlare inglese, riuscire a far arrivare dei messaggi che vuoi far arrivare, non è facile. Quindi dai, piano piano stiamo crescendo anche sotto quell'aspetto, ed è un'esperienza sicuramente positiva. Ma a proposito di tifoseria esigente, no? Io volevo chiederti se hai un giudizio tuo personale riguardo a questo calcio giocato senza pubblico. Non è facile, non è stato facile, soprattutto per piazze importanti. Mi viene in mente Vicenza, mi viene in mente la nostra piazza, insomma tutte, no? Piazze storiche importanti con un grosso seguito di tifosi è difficile. Uno per il tifoso, perché sta fuori, quindi la vive da distaccato e non vede l'ora di partecipare, no? Alle partite della propria squadra. E uno per i ragazzi, perché sai, insomma, avere una curva che ti spinge, avere uno stadio che ti aiuta nei momenti di difficoltà anche a reggere botta, è sicuramente una cosa bellissima. È anche vero che purtroppo ci stiamo abituando a quella situazione qua, noi giocatori che lavoriamo in questo ambiente, ci stiamo abituando ad avere le porte chiuse, ed è una cosa brutta, perché ti porta a delle nuove abitudini che non vorresti mai avere. C'è un vantaggio,
l'ultima cosa, che probabilmente i ragazzi giovani possono crescere con meno pressione, perché lo stadio è vuoto e di conseguenza possono permettersi di sbagliare un po' di più, perché non c'è il commento diretto del tifoso che magari è deluso in quel momento della prestazione. Ma tu non pensi che loro abbiano bisogno di questa grinta? Commenti a parte. Dipende da come è fatto il ragazzo. Sono ragazzi che gli piace avere di fronte il muro dei tifosi, certo, per spingere un po' di più. Ci sono dei ragazzi invece che hanno bisogno di essere lasciati un po' più tranquilli per crescere. Visto che il calcio di oggi in Italia soprattutto si cerca di puntare sui ragazzi per valorizzarli, può essere forse questo uno degli aspetti positivi di questo momento negativo della società normale del calcio insieme. Ho visto per esempio che sabato pomeriggio al Menti c'erano fuori dallo stadio almeno un migliaio di tifosi biancorossi, era una nozione bellissima vedere questi ragazzi fuori dallo stadio. Però allora mi sono fatto la domanda, ma a questo punto che differenza c'è tra i tifosi che stanno fuori dallo stadio o che vanno dentro magari scaglionati in modo intelligente, in modo da evitare il cosiddetto assembramento? Cioè secondo me a questo punto forse i tifosi dovrebbero entrare allo stadio. Ma è un'osservazione giusta, anche qui. Il giorno prima della partita contro il Milan c'erano, assiepati sul campo allenamento nostro, alla sera c'erano penso 500 tifosi e tutti attaccati. Il problema è che secondo me se apri lo stadio e apri alcuni settori come la curva è difficile andare in curva e far mantenere il distanziamento, quindi la cosa diventa più visibile al mondo, no? Con le telecamere diventa più visibile, fuori dallo stadio uno può riprendere, può non riprendere, quindi la cosa può essere visibile o no, e anche lì insomma è tutto un giochino particolare. Gigi, parlando di emozioni, uno dei tuoi mister è stato sicuramente indimenticato, Ernesto Galli, giusto? Sì, ci ha lasciato. E quanto di lui ti porti dentro nella tua nuova esperienza di allenatore? Ma tantissimo, tantissimo. Con Ernesto abbiamo condiviso 6 anni stupendi, mi ha aiutato a crescere, mi ha aiutato a diventare anche uomo sotto certi aspetti, perché nel suo modo di parlare, di condividere, mi ha dato tantissimo, la vita anche, quindi è una perdita importante. Per la famiglia soprattutto, per la città di Vicenza, per la squadra di Vicenza e anche per noi che abbiamo avuto il piacere comunque di condividere con lui delle bellissime emozioni. Bene, io vorrei ringraziarti per la tua presenza. Con il dispiacere di tutti noi donne dobbiamo purtroppo chiudere questa puntata. Grazie. Dai, no, perché sto invecchiando, quindi fa piacere ogni tanto avere qualche iniezione di fiducia, giusto per andare avanti i prossimi anni, grazie. Beh, è anche un dispiacere per noi uomini, visto tifosi, visto che ci sei rimasto nel cuore, Gigi. Grazie a tutti della vostra attenzione, grazie a Federico delle sue pillole di saggezza. Gigi, un abbraccio biancorosso a te e speriamo di in bocca al lupo per la partita di giovedì. Che tutto vada bene, in meglio, e magari sì, facci venire come ospite la prossima volta anche il tuo mister Dejan Stankovic, così iniziamo ad alzare ancora di più l'asticella e gli ascolti. Se arriva il mister è pesante. Bene, come rimaniamo, Federica? Niente, ci vediamo sempre lunedì prossimo, sempre alle 17.30 qui su TVA. Sempre su TVA. Grazie a tutti, arrivederci. Noi abbiamo una storia, ma la riscriviamo ogni giorno. Per ogni cambiamento ci vuole qualcuno che dimostri per primo agli altri che cambiare è possibile. Abbiamo quindi inaugurato una nuova sede che reinterpreta il futuro, dove non siamo legati alla produzione, ma alla qualità dei momenti che condividiamo con voi. Clinica Dentale, abbastanza piccoli per chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani.